Ciao a tutti. Oggi insieme vediamo un verbo nuovo, un verbo molto usato e che quindi vi può essere molto utile imparare. La parola, il verbo è il verbo starci. Questa parola, questo verbo starci è formato dal verbo stare più la particella ci. Attenzione che non ho detto stare, è proprio verbo starci. Quindi vediamo la coniugazione. Io ci sto, tu ci stai, lui, lei ci sta. Noi ci stiamo, voi ci state, loro ci stanno. Quindi vediamo come usare questo verbo. Come sempre farò degli esempi. Utili per voi che potete iniziare ad usare già da adesso, in questo momento, per migliorare il vostro italiano. Partiamo con il modo numero uno con cui è usato questo verbo. Quindi, numero uno, metti la pasta nella credenza. Non ci sta, ne abbiamo comprata troppa. Quel ci sta. Ci è riferito alla pasta, quindi i pacchi di pasta non entrano tutti nella credenza, quindi in questo caso non c'è spazio per tutti i pacchi di pasta. Secondo esempio, possiamo salire in macchina con voi? Mi dispiace, non ci stiamo tutti però. Quel ci stiamo, ci è riferito a noi. Quindi non c'è spazio per tutti noi sulla macchina. Il secondo uso è il verbo starci con un utilizzo più recente, quindi è un modo, un'espressione nuova che in passato non era usata. Quindi vediamo insieme. Un amico potrebbe dire, abbiamo studiato italiano fino ad adesso. Andiamo a prenderci un caffè e io magari rispondo, ma sì, dai, una pausa dallo studio ci sta. Quel ci sta significa ci vuole o anche mi serve o ci serve. Attenzione che questa espressione va usata solamente alla terza persona singolare, quindi è sempre ci sta, non vi sta o mi sta, ci sta, vuol dire va bene, ci vuole, mi serve, sono d'accordo. L'ultimo modo di usare questo verbo ha il significato di essere d'accordo. Ad esempio, dobbiamo fare un regalo ad un nostro amico o ad una nostra amica, lo dobbiamo fare in gruppo, quindi uno di noi può dire facciamo un regalo insieme per Marco o Claudia. Chi è d'accordo o chi ci sta? E io posso rispondere io ci sto oppure io e Andrea ci stiamo a fare un regalo per Marco e o Claudia. Ogni volta quindi che qualcuno ci fa una proposta, e noi siamo d'accordo, possiamo dire ci sto o ci stiamo. Possiamo usare questa espressione anche nella forma negativa, quindi non ci sto. E queste espressioni sono molto comuni e sicuramente le avrete anche sentite. Ad esempio, così non ci sto, oppure a queste condizioni non ci sto. Significa così non mi va bene o così non sono d'accordo. Ecco, questo era il video breve e semplice di oggi. Vi chiedo, ci state a mettere un bel mi piace a questo video e a iscrivervi al canale? Sì, dai. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e noi ci vediamo domani con un'altra lezione di italiano. Ciao a tutti e un abbraccio grande.